Pensare male, The Colors con Elodie, coppia che funziona, funziona veramente bene. Pezzo suonatissimo, apre la seconda ora di Nonstop News. Buongiorno a tutti da RTL 102.5, 16 maggio, buongiorno da Roma, da Pierluigi Diaco, da Milano, da Fulvio Giuliani, ma soprattutto Lady Giusy Legrenzi. Il microfono, senza microfono, nonostante tutto, aiutateci! Fatemi peso. Sentire. Ecco, grazie, buongiorno, grazie Ricky. Così salutiamo anche i nostri registi, Ricky Starco e Pio Ingegno. Buongiorno a tutti, ciao Pierluigi, mi senti? Buongiorno Giusy, ti sento, sono contentissimo di vederti, sei sempre più bella anche dal punto di vista della mise che hai scelto quest'oggi, ecco. Molto dark. E salutiamo. A quadri però. A quadri, sì, a quadri. Bianco-neri. Sì, sì. Per star fuori dai giochi, l'ho detto bene, io, sto fuori da tutto. Bene, fatto sì, bene. Esatto. Galanto, buongiorno. Brava, brava, vive Bianconeri, buongiorno a tutti. Buongiorno. Bene, senti l'assist che gli ha dato la Legrenzi, certo. Quanto è contento. Buongiorno a Giacalone. Buongiorno, bentrovati. Ai noi parleremo anche di calcio, non dal punto di vista tecnico con Davide Giacalone, perché c'è un limite a tutto nel caso di Davide, poi ce ne occuperemo alle 8.45, ma perché ieri a Roma si è assistito ancora una volta ad una giornata per cui abbiamo semplicemente terminato gli aggettivi, ma ci arriveremo. Aperture dei giornali, Davide, Corriere della Sera, Di Maio alla Lega, basta estremismo e modi da casta. Quindi un po' più focus sulle questioni strettamente politiche. La Stampa va su quelle economiche, ma sempre Di Maio protagonista. Debito, la svolta dei 5 Stelle, sui conti garantiamo noi. Ieri si diceva dello spread, La Repubblica sfiduciati dallo spread. Ora improvvisamente, Davide, ci tocca ripeterci, torna di moda lo spread che non se n'era mai andato, per i viaggiatori, viandanti distratti. È sempre stato lì, però adesso il 5 Stelle cerca di viverlo come un'arma contro l'avversario. Sì, naturalmente un'arma contro l'avversario. Si sono dimenticati tutti quello che hanno fatto qualche giorno prima, cioè il festeggiamento per il deficit al 2.4. Abbiamo parlato ieri, lo spread è alto, molto alto. Dovete guardare non solo la differenza con il tasso di interesse che pagano i tedeschi, che è, diciamo, appunto la misurazione spread ieri alle ore 19 stava rispetto ai tedeschi a 284. Dovete guardare quello che succede agli altri paesi. La Spagna ha uno spread a 104, noi ci siamo quasi tre volte la Spagna. Il Portogallo lo ha a 123, noi siamo abbondantemente sopra il doppio del Portogallo. Questa è la distanza che indebolisce l'Italia. Dovete guardarli tutti insieme, non solamente quello rispetto alla Germania. Da 130 in cui era a marzo ad oggi cos'è successo? Perché è raddoppiato? A chiacchiere, solo per le chiacchiere. Noi paghiamo le parole, non è successo niente. Non è che ha aumentato il debito in maniera patologica, non è che neanche il deficit è esploso. Ma però abbiamo parlato, abbiamo cominciato a dire una scemenza presso all'altra, e queste scemenze, perché sono scemenze, costano. Ieri il ministro dell'economia, professor Tria, ha detto l'aumento dello spread di ieri, per l'appunto, è ingiustificato. Ha ragione, è ingiustificato, cioè, non c'è una giustificazione razionale, pratica. C'è il fatto che si parla e parlando si fanno danni. Il Presidente del Consiglio ieri ha detto mi sa che, diciamo, sarà complicato non aumentare l'IVA. E gli sono saltati tutti addosso, ma è scritto nel documento di economia e finanza, lo hanno votato anche Salvini e Di Maio, non se ne sono accorti, non lo hanno letto, lì dentro c'è l'aumento dell'IVA. Se si vuole evitarlo, tutti dicono di volerlo evitare, se si vuole evitarlo bisogna indicare dove si taglia una spesa o dove si trovano maggiori entrate. Se fai la terza cosa, cioè dici non aumento la spesa, non diminuisco la spesa, non aumento le entrate, ma aumenterò comunque i soldi perché li prendo a deficit, quello che succede è che si alza lo spread e quindi in giornata hai pagato di più di interessi sul debito pubblico senza avere fatto niente, null'altro che parlare a vanvera. Tra poco torneremo su altri argomenti con le prime pagine dei giornali insieme a Giacalone, intanto c'è Via Radio. Via Radio. Ancora una buona giornata da Autostrade per l'Italia, Maria Cristina Celentano. Il traffico continua ad essere intenso in direzione dei grandi centri urbani. Sulla A4 Milano-Brescia tra il bivio per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa, code a tratti verso Torino con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. E coda tra Pere e Cormano verso Brescia. Sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nova e il bivio per il grande raccordo anulare, un chilometro di coda verso quest'ultimo. Sui tratti non gestiti
gestiti dalla nostra società sul tratto urbano della Roma Teramo tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est, 2 chilometri di coda verso Roma Centro. Prudenza per la pioggia segnalata sulla 16 Napoli Canosa tra Bellino Est e Candela. Invito a rispettare il limite di velocità che scende a 110 km orari e la distanza di sicurezza. È tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio. Grazie Maria Cristina Celentano. Le informazioni sul traffico ritorneranno nell'edizione delle 8 del nostro giornale orario. Allora ancora con Davide Giacalone le prime pagine dei giornali. Andiamo sul Messaggero perché viene dato spazio ovviamente al Campidoglio sotto attacco, ovvero a Roma. Salvini, nuova crociata contro il Salva Roma, o tutti o nessuno, dice il ministro dell'Interno, e poi aggiunge: Catania e Alessandria non meritano, ma sullo stop il Carroccio rimane isolato. Ha ragione Salvini o in realtà le riserve proposte dal Movimento 5 Stelle e capeggiate dal sindaco di Roma hanno motivo di esistere, Davide? Bah, mi pare più che altro un gran caos nel quale si getta la necessità di litigare quotidianamente tra gli alleati di governo che sono responsabili di quello che fanno. Allora, è chiaro che Roma, la capitale d'Italia, non è una città come le altre. È talmente evidente, ovvio, la capitale d'Italia, tra l'altro magari la più grande città d'Italia, quindi non c'è dubbio che è un caso a parte. Sì, però non c'è neanche dubbio sul fatto che è una delle città meno indebitate d'Italia, per il semplice motivo che il debito già una volta è stato portato da un'altra parte. Il Comune di Roma non si chiama più Comune di Roma, ma Roma Capitale, perché quello il debito del Comune di Roma sta già da un'altra parte. Ci abbiamo cambiato nome per in qualche modo ricominciare. Nonostante si sia fatto questo, torna a essere in condizioni drammatiche. Perché? Perché non solo aveva un debito storico altissimo, ma aveva anche inefficienze profondissime. A Roma non si riesce a smaltire, ma manco a raccogliere la spazzatura, le fermate, le metropolitane sono chiuse, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ha ragione chi dice che bisogna intervenire per rimediare questa situazione di Roma, e ha ragione chi dice non ci possiamo mettere altri soldi senza risolvere il problema di come si fa a farla funzionare e accumulando ulteriore deficit e quindi debito. Hanno ragione entrambe. C'è qualcuno che riesce a conciliare le due cose? Sì, con la ragionevolezza sì, litigando assolutamente no, serve andare avanti così come infatti stanno andando avanti. Alle 7.17 diamo uno sguardo anche alla prima pagina della Stampa, già citata per altri titoli, in particolare la foto però e il titolo principale sono dedicati a un'intervista ad Angela Merkel. Parla la Merkel, dice: la mia Europa saprà difendersi da Salvini. E poi c'è un altro piccolo titolo collegato: gli italiani e l'Unione Europea, può dissolversi, tra l'altro se pare in 10 anni circa. Giacalone, di che si parla, Davide? Allora, qualche giornale lo ha sintetizzato dicendo: dice la Merkel che non accetterà mai l'ingresso di Salvini e della Lega nel Partito Popolare Europeo. Giustamente gli risponde Salvini e la Lega: ma chi te l'ha mai chiesto? Cioè, non hanno mai chiesto di entrare, quindi non si può dire non ti faccio entrare, per esempio. Però la signora Merkel ha detto una cosa precisa e con un preciso significato politico. Più che a Salvini, ha chiuso, se la vogliamo mettere in lingua italiana, a Berlusconi. Cioè, no, nel prossimo Parlamento europeo non ci sarà una alleanza tra il Partito Popolare Europeo e i cosiddetti sovranisti, sia che siano fuori dal Partito Popolare Europeo, come la Lega, Salvini o la Le Pen in Francia, sia che siano dentro il Partito Popolare Europeo, come adesso, per quanto sospeso, si trova Orban. Il Partito Popolare Europeo si dirige a creare una maggioranza nel prossimo Parlamento Europeo con i socialisti, i liberali, i verdi, si vedrà quale sarà la coalizione, decideranno anche gli elettori ovviamente votando, ma quello sarà l'assetto. E significa quindi una cosa molto precisa, e cioè che chi in Italia dice tanto dopo le elezioni europee cambia tutto in Europa, sì, sta dicendo una cosa, per carità, è una tesi elettoralmente sostenibile, ma non andrà così. È un annuncio falso, non saranno così le cose e la prossima Commissione europea sarà più rigorosa di quella che c'è adesso, perché saranno maggiormente forti le tesi di sovrane e sovranismi di ciascun paese. Quindi quelli che hanno strepitato e insultato Juncker e Moscovici, da giugno prossimo, a parte che cambiano a gennaio, ma insomma dall'anno prossimo avranno modo di rimpiangerli, anche se questo in campagna elettorale non si dice. Perché? Perché si è sempre detto il contrario, purtroppo è falso.
A meno che, caro Davide, qui non si tratta di essere maliziosi, non si voglia una commissione meno vicina all'Italia, perché serve il nemico esterno. Questo è qualcosa su cui magari ragioneremo nei giorni e nelle settimane a venire. Attenzione, perché quando ti mancano risposte reali da dare, il nemico esterno potrebbe risultare estremamente comodo per spiegare delle cose molto antipatiche, tipo l'aumento dell'IVA o altre misure non proprio dolcissime da prendere. Fra poco. Calypso, Charlie Chas con Dardust, ma lo sapete, ci sono Sfera e Basta, Fabri Fibra, Mahmood, il trionfatore di Sanremo. Tra l'altro, se siete con noi in radiovisione, bellissimo questo video, lo stiamo studiando io e Giusy, spero di non sbagliare, ma dovrebbe essere stato girato a Baia, nella zona dei Campi Flegrei, e tra l'altro con un'immagine meravigliosa, i bambini che passeggiano in quella che sembra un'antica cattedrale, in realtà è la Piscina Mirabilis, la cisterna d'acqua della flotta imperiale romana, che aveva appunto una delle sue basi proprio a Miseno. È una bella zona idea, incredibile, che meriterebbe milioni di turisti, ma siccome noi siamo spesso dei pirlotti, certo, non riusciamo a mandarci quasi nessuno. Quante ne sai, Giuliani? Sono semplicemente di lì, siamo a pochi chilometri da Napoli, quindi... E anche questo brano, ricordiamolo, concorre per il Power Hits Estate 2019, quindi insomma capiremo se si imporrà nella prossima stagione come tormentone estivo. Giacalone, sei ancora con noi? Sono qua. Hai mai visitato la Piscina Mirabilis? Mi tenete fuori contesto, cioè lo offendi a chiedergli? Assolutamente, sono anche tuffato. Senti Davide, volevo farti una domanda, perché in vista delle elezioni europee è stata indagata una deputata di Forza Italia, Lara Comi. La questione è contorta e complessa, si parla di una tangente, leggo per esempio il titolo della Stampa: consulenze, indagati Comi e il capo degli industriali lombardi. La parlamentare avrebbe rivenduto una tesi di laurea per mascherare 31.000 euro ricevuti. Che succede? Ma per la verità da quello che leggo non sembrerebbe parlarci, nella ipotesi d'accusa, sempre ipotesi d'accusa, di una tangente, ma di un finanziamento illecito, quindi di una mascheratura di un finanziamento illecito mediante emissione di fattura. Succede che queste cose le accerta la magistratura e ne parliamo dopo. Continueranno ad avvenire sempre e sempre continueranno a essere sulle prime pagine fino a quando da una parte non togli l'obbligatorietà dell'azione penale e dall'altra usi sempre, si continua a usare imperterriti le notizie di reato per le campagne elettorali. Ce la cerchiamo noi questa inciviltà e quindi ci sguazziamo volentieri. Caro Davide, grazie anche per gli interventi di oggi. Noi ci ritroviamo come di consueto domani mattina in rassegna stampa. Buon lavoro. Grazie a voi e buona radio a tutti. Questi gli ultimi aggiornamenti dall'Italia, dall'estero, 50 minuti dopo le 7 del mattino. Buona giornata da Giuliani, Legrenzi e Diaco. Allora, in vista delle elezioni europee sono molte le analisi che si fanno sul cosiddetto sovranismo. Un'analisi molto interessante è ospitata sul sito di analisi e scenari e commenti non solo politici, chiamato formiche.net. Viene ospitato un pezzo di Franco Becchis dal titolo "Al sovranismo manca un'elite, se no il progetto politico non regge". Il pezzo nasce ovviamente da un incontro avvenuto recentemente, organizzato dal Centro Studi Americani, un convegno per presentare dei libri che hanno a che fare con l'Europa sovranista. In Italia sta iniziando a germogliare una cultura di destra, ma secondo ovviamente Franco Becchis e formiche.net mancherebbe ovviamente un'elite. Ne vogliamo parlare proprio con il direttore editoriale di formiche.net, Roberto Arditti, a cui do il buongiorno e a cui chiedo perché mancherebbe questa elite e se si sta costruendo a destra tutto questo. Buongiorno Arditti. Eccomi, buongiorno Pierluigi, buongiorno a tutti. Beh, la tesi è interessante, l'abbiamo citata ovviamente con piacere ed è anche secondo me condivisibile, perché una istanza politica molto forte che è venuta da tutti i movimenti che tu poco fa ricordavi è stata contro questa Europa o come essa si è organizzata. Però per farne un'altra ci vuole una classe dirigente europea che sia capace anche all'interno di ogni singolo Stato di lavorare insieme agli altri. È questo che segnala
l'articolo di Bekis che ricordavi come un elemento mancante, almeno sin qui, o almeno parzialmente mancante. Tanto è vero che in tutte le occasioni di discussione la maggior parte dei leader nazionali da quella parte politica fanno fatica a mettersi d'accordo con gli altri, per esempio sui temi economici e di gestione della finanza europea, dove invece ogni paese continua a tentare di percorrere la sua strada. Basti dare un'occhiata a quello che dice un Kurz a Vienna, un Orban a Budapest per farsi un'idea. Sarebbero teorici amici di Salvini in Italia. Nel mentre però, caro Roberto, mi denuncio, è qualcosa che ho chiesto a tanti editorialisti, ai direttori, a gente che ne capisce come te. E quando è che si comincerà a dire la verità ai cittadini italiani? Perché qui ci raccontiamo un sacco di belle favolette, litighiamo ogni giorno, però insomma non è che dovevamo aspettare la fiammata dello spread per svegliarci, è tutto abbastanza infantile. Allora, c'è un eccesso di, come posso dire, di animosità legato alla campagna elettorale e legato anche al fatto che comunque le condizioni politiche sono molto eccezionali nella situazione italiana. Voglio fare solo una rapidissima segnalazione. Primo, la vita delle coalizioni è sempre un po' difficile, ma proviamo a immaginare che cosa sarebbe capitato in passato, non so, pensiamo nella vecchia storia politica alla Democrazia Cristiana e al Partito Socialista, se si fosse verificata una situazione come quella italiana di oggi, cioè elezioni del 2018, arriva prima il Movimento 5 Stelle con la Lega terza, il rapporto di forza è 32-17 nel voto del 4 marzo 18, formano il governo e nel giro di pochi mesi i rapporti di forza numerici nei sondaggi, e vedremo il 26, mancano ormai 10 giorni, non dico che si ribaltano, ma certamente è ormai abbastanza certo, anzi secondo me è certo, che nel voto del 26 di maggio noi avremo la Lega davanti al Movimento 5 Stelle. Poi vedremo con quali numeri e non sarà irrilevante vedere esattamente i numeri, ma comunque questo ribaltone è tutta materia complessa da gestire in una coalizione politica. Questo lo dico perché tutti banalizzano queste questioni, ma poi quelli che, come dire, che le governano sono di fronte a una partita complessa. Pensate se a un certo punto in una qualunque elezione i socialisti avessero preso più voti della Democrazia Cristiana, che cosa sarebbe successo al governo? Sì, però non mi permetto, Roberto, Maria che va a comprare un prodotto con l'IVA oggi al 22, la dovesse trovare al 25, di tutto questo secondo me se ne frega e vorrebbe capire dove si troveranno i soldi per evitare da 22 a 25 dell'IVA, dove si troveranno i soldi per fare la manovra economica del 2020. Non mi sembrano quisquilie. Non sono quisquilie, però per onore di verità va detto che i provvedimenti che questo governo ha finora messo in campo, dopodiché ci sarà la manovra di bilancio in autunno e non sarà semplice farla, sono provvedimenti che da quota 100 al reddito di cittadinanza che parte in questi giorni hanno per ora fatto uscire denari dalle casse dello Stato per farli arrivare ad alcuni, certo non a tutti. Ora poi, come queste uscite di cassa, chiamiamole così, diventano compatibili con la manovra di bilancio e con gli equilibri della finanza pubblica è il tema dei prossimi mesi. Lo capiremo dopo ottobre, direi. Esatto. Ottobre è tardi, perché... È molto tardi anche ottobre secondo me. Tardi, sì. Mica tanto. Ottobre la manovra deve essere pronta. Pronta, sì, qualcuna deve firmarla. Sì, non c'è dubbio, ma insomma tra settembre e ottobre si capisce. Dai, su. Roberto, il tempo va dato. Le mani avanti le ha messe Conte dicendo l'IVA la alzeremo al 25. Perché ha detto è difficile. È difficile non alzarla. Segnalo sul tema dell'IVA che, al netto della discussione tecnica che omettiamo totalmente date le condizioni radiofoniche in cui ci troviamo, che comunque togliere tasse, diciamo per capirci, IRPEF, dichiarazione dei redditi in parte, e spostarle sulla tassazione indiretta, cioè l'IVA, è consigliato da una gran parte degli esperti di questa materia su scala internazionale. Certo che se aumenta l'IVA ma non calano le tasse dall'altra parte è abbastanza una fregatura. Senti, un equilibrio sulle impostazioni indirette secondo me è auspicabile. Abbiamo veramente pochi secondi, in una battuta proprio velocissima, ma perché non si parla dell'opposizione del PD? È latitante da tutti i punti di vista? Perché una delle situazioni straordinarie della politica italiana di questa fase è che all'interno della maggioranza i due partiti riescono a fare tutti e due i ruoli.
non so se durerà all'infinito, niente dura all'infinito e quindi neanche questo, ma fin qui la dialettica interna ha svolto anche maggioranza e opposizione. Si guardi il 25 aprile, diciamola a spanne, Salvini ha fatto la destra e Di Maio ha fatto la sinistra. E certo, il dibattito è finito quasi tutto lì. Chiaro. Grazie al direttore di formiche.net Roberto Arditi, a presto. Buona giornata. Don Antonio Mazzi, la tua frase. Io caro vado con un bel mestiere, suggerisco un bel mestiere, seminare sogni potrebbe essere un bel mestiere. Bello. Questo mi piace. Mi piace questa. Bellissima. Hai capito? Allora, lo stato di salute del tennis italiano è incredibilmente, come dire, positivo. E ne vogliamo parlare questa mattina, parlando ovviamente degli internazionali BNL di tennis, seguiti da RTL 102.5 con un collega di Sky Sport, conosciutissimo al grande pubblico, Stefano Melloccaro. Stefano, buona giornata, benvenuto. È un grande piacere, guarda, poi parlare di tennis di questi periodi va di moda, perché incredibilmente dopo anni di vacche magre adesso abbiamo un sacco di buoni giocatori che rischiano pure di vincere. È vero, è vero, poi incrociamo tutto, stiamo tranquilli, sì, e via. Certo. Però è giusto dirlo, l'abbiamo detto anche noi una mezz'oretta fa, perché poi va bene nascondersi, va bene la scaramanzia, ma senza esagerare. Stefano, ieri la pioggia ha di fatto devastato il programma, non si è giocato, oggi un numero impressionante di partite, con giocatori molti faranno il doppio turno, di fatto, perché per riuscire ad arrivare alla finale di domenica, siamo già a giovedì, non c'è alternativa, quindi si giocherà già a partire dalle 9 sul centrale. Innanzitutto metti il naso fuori dalla finestra e dici come va. Allora, meglio, ma non che ci volesse molto, perché ieri praticamente dalle 10 di mattina a Roma è cominciato a piovere e non ha smesso più per neanche un minuto, per cui oggi si ricomincia e si fa, cioè, voi calcolate che già avere la possibilità di vedere uno tra Federer, Nadal e Djokovic sarebbe una cosa che per gli appassionati di tennis è pressoché un miracolo. Oggi li hai tutti e tre, uno di seguito all'altro sul centrale. E poi rischi, se vincono, ovviamente, a patto che vincano, di rivederli tutti e tre nel pomeriggio. Perciò veramente è una giornata di non era mai successo nella storia, pazzesco, del tennis contemporaneo di avere questi tre, di poterli vedere due volte nello stesso torneo in un giorno. Beh, grandi, molto fortunati anche coloro che hanno i biglietti per la giornata di oggi. Quelli di ieri li hanno persi. Poverini. E gli azzurri invece... Non li hanno persi, li recuperano, possono venire, sì, stamattina, o c'è il rimborso. Certo. O poi dipende se uno... Esattamente, cioè, certo, possono entrare quelli che avevano il biglietto... pure servizio pubblico, RTL è servizio pubblico, perciò quelli di ieri possono entrare stamattina dalle 10 e, sì, dalle 13 invece possono avere accesso quelli che avevano il biglietto per la giornata di oggi. Oggi se, sì, quelli di ieri non possono entrare, possono avere rimborso. Beh, io ho una curiosità, Stefano, perché con, sì, Giusy Legrenzi e Fulvio Giuliani in questi giorni abbiamo parlato di un tennista 17enne, se non sbaglio, che farà 18 anni a Ferragosto, che viene dalle montagne e si chiama Sinner, se non sbaglio, no? Allora, si chiama Yannick Sinner, Yannick come Yannick Noah e Sinner come Unforgivable Sinner della canzone. È altoatesino, è nato a 7 km dall'Austria e questo è la garanzia migliore che può diventare forte, perché ha la stessa testa che aveva Setti. Cioè, è crucco nel migliore dei modi di intendere questa parola. È uno che lavora, è uno che si applica, è uno che ha un talento meraviglioso, ha un allenatore che meglio non potrebbe avere, perché ha Riccardo Piatti, che è il guru del tennis italiano, che lo ha preso da quando aveva 14 anni, e soprattutto è un ragazzo simpaticissimo, meraviglioso. Io gli ho fatto un'intervista in macchina, perché stiamo facendo il drive to, no, su Sky Sport, e mi ha rivelato delle cose sconvolgenti. Tipo, a un certo punto gli ho chiesto, dico, senti Sinner, tu hai 17 anni, ma diventare un tennista famoso, come sta succedendo a te, aiuta con le donne? E lui, serio, guardando in camera, ha risposto sì. E te credo, avrei aggiunto io. Capito. Per gli distrattoni, Sinner è italianissimo, perché va bene che è mezzo cru, tutto quello che volete, ma è italiano dentro e lo ha dimostrato anche nella risposta. No, ma poi, Fulvio, cioè, primo 2000, lui è andato nel 2001, allora primo 2001 al mondo a vincere un match a livello ATP, primo 2001 a vincere un torneo Challenger, che sono i tornei, insomma, di approccio minori alle grandi categorie, e primo 2001 a vincere un match in un Masters 1000, come è successo due giorni fa a Roma. Ragazzi, io lo dico, rischio, ma chi se ne importa, un predestinato, poi vediamo, sì, a partire, esatto, da oggi. Grazie, grazie davvero a Stefano Melloccaro, giornalista di Sky Sport, a presto, buon lavoro.
Ciao ragazzi, buon lavoro, ciao. Abbracciami fortissimo, tricarico, ed è fortissimo questo brano su RTL 102.5 da New Hit. Buona giornata, cambiamo di nuovo argomento. Gli italiani sono sempre più longevi ma in sovrappeso e aumentano i malati cronici, e quanto emerge dalla 16ª edizione del rapporto Osserva Salute curato dall'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle regioni italiane. Vogliamo parlarne con il presidente del Comitato Nazionale di Sicurezza Alimentare, il dottor Giorgio Calabrese. Calabrese, buona giornata, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno. Professore, sì. Non sono dati particolarmente rincuoranti. No, perché vede, il problema di fondo nella vita è questo. Noi siamo riusciti, avendo un'ottima classe medica in Italia, e non solo in Italia, ma l'Italia è molto importante, a fare veramente allungare il periodo di vita, soprattutto di quelli che sono dai 27-30 anni alla mia età, 67-68 e quant'altro. Il problema di fondo è un altro, che vivere più a lungo è positivo nella misura in cui, oltre alla quantità di anni che noi viviamo, ci vuole la qualità. E noi siamo un popolo che è diventato, ad esempio, soprattutto voi donne, che si iscrivono in palestra per comprare la migliore e la più bella tuta, quella rosa molto bella, e i primi due giorni si va decisi, dopodiché paghi tutta la rata per un anno, per non andarci più. Quindi questa, l'Italia è una repubblica fondata sull'iscrizione e non la frequentazione delle palestre. Però posso dire, professor Calabrese, che qua i numeri le darebbero torto, perché per esempio l'iscritto per un anno è Giuliani e non ci va, e io invece sono iscritta e ci vado regolarmente ormai da 10 mesi. Lei è sana e bella, e quindi lei si mantiene, fa parte di quelle eccezioni fortunatamente che ci permettono di avere le giornaliste in gamba che sono longeve perché si mantengono bene. Sì, guardi Calabrese, che l'Ale Grenzi, lei deve sapere che non avrebbe neanche bisogno di andare in palestra, perché devo dire che Gesù Cristo, comunque il Signore, gli ha regalato un fisico molto armonico, diciamo. Siamo molto felici, siamo molto felici, perché se ci sono le belle donne è come avere belle giornate. No, abbiamo capito. Non era questo il tema. Esatto, abbiamo il tema capito. Era che in effetti poi le donne in palestra ci vanno, sì. Professore, anche per spettacolare, diciamo. Professore, detto che lei è in questo, è in ottima compagnia, mi autodenuncio, una del gentil sesso, ci dice, oltre l'iscrizione inutile alle palestre, perché se uno si iscrive deve andare, ha ragione lei, un altro comportamento veramente sciocco di noi italiani? Uno solo. Ma guardi, il concetto è questo: molto spesso, cioè, noi abbiamo un'idea, siccome io ho 3 kg in più, o 2 kg, o 5 kg, allora cosa faccio? Incomincio a mangiare una sola volta al giorno, tolgo i carboidrati. Allora cosa succede? Succede questo, che se io mangio una volta al giorno è come quando prendo un'auto e metto la benzina per i soldi che ho in tasca e non per i chilometri che devo fare. Se ho i soldi per 10 euro, posso fare, non so, 20 chilometri, ma ne devo fare 200 quel giorno. Quindi devo avere costantemente dei soldi in tasca per poter farlo, quindi devo nutrire la mia macchina, il mio organismo, mettendo la benzina che nella giornata viene. Attenzione, cosa succede? Che quando noi facciamo un lavoro alimentare errato, togliamo i carboidrati, carichiamo di proteine e di grassi. Noi abbiamo un ormone che si chiama insulina. In genere l'insulina sta ai carboidrati come i pistoni della macchina stanno alla benzina, la bruciano e fai i chilometri. Se l'insulina è eccessiva e non c'è la benzina, cioè i carboidrati, noi abbiamo un grosso problema, che l'insulina, a differenza del motore della macchina che la fa fermare, produce grassi. Quindi noi, quando sbagliamo a mangiare e produciamo troppa insulina e non la compensiamo, noi produciamo grassi senza mangiare. Quindi 2 più 2 non fa più 4, ma fa 8 di base. Allora Chiaro. Dobbiamo stare molto attenti. 5-6 piccoli passi significa abbattere l'insulina, che significa non farle produrre altri grassi. Chiaro, Calabrese, tanta simpatia mista insulina per lei, buona giornata. Buona giornata a voi e complimenti sempre. Questi gli ultimi aggiornamenti dall'Italia dall'estero, e ora lo sport, perché appunto tutto quello che è successo ieri sera, le emozioni della finale di Coppa Italia di calcio tra Atalanta e Lazio, le dichiarazioni di Gasperini, il rigore non dato è vergognoso. Ne parliamo con il direttore di Tutto Sport, Xavier Iacobelli. Iacobelli, buona giornata e benvenuto su RTL 102.5.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori di Tutto Sport. Xavier, allora, innanzitutto la tua apertura di oggi, Tutto Sport, trionfo Lazio ma è furia Gasp, lo sto facendo vedere anche in radiovisione, hai circolettato la mano di Bastos che colpisce il pallone, si era sullo 0-0, tra l'altro Bastos era ammonito, dico bene Xavier, quindi sarebbe stato eventualmente espulso in caso di concessione del calcio di rigore, ricordo bene o è un particolare errato questo? No, non è un particolare errato né tantomeno irrilevante. Tutt'altro, 0-0, rigore, eventuale un uomo in meno. Ma prima di rispondere sul caso in sé, dirai, anche se si intuisce dal titolo letto, ci sono due chiavi di lettura. Da un lato la finalissima affidata, come dire, ad un errore che noi oggi possiamo evitare. Punto secondo, e ci arriviamo, ma che stavano facendo alla VAR? Ora uno può tifare per XY, non me ne importa nulla, ma abbiamo voluto la tecnologia per evitare che 25.000 persone tornino a casa pensando di essere stati derubati, perché poi questo pensano i 25.000 tifosi dell'Atalanta, e Xavier, in realtà non riusciamo ancora a metterci mano, o non vogliamo. Ecco, non è che è caduta la linea perché la domanda era scomoda, adesso lo recuperiamo. Però, senti, posso chiederti una cosa, Fulvio, intanto che aspettiamo il nostro ospite? Oggettivamente, adesso usciamo un po' da... Non è stata una bella partita. Non è stata una vero? Bella partita. Non è stata una bella partita, ma poi ci arriviamo. Xavier, allora... No, tu stavo dicendo che le tue considerazioni sono assolutamente ineccepibili e totalmente condivisibili, perché è evidente che l'Atalanta nella fattispecie sia stata danneggiata in maniera vistosa e pesante dall'errore di Panti e di Calvarese, cioè l'addetto alla videoassistenza. Ora, io credo che sia importante sottolineare questo aspetto, perché ancora una volta noi ci troviamo di fronte alla inadeguatezza della classe arbitrale, manifestamente nella circostanza, non all'altezza della situazione. La direzione di Panti è stata disastrosa, anche perché Lazio stessa lamenta da canto suo una mancata espulsione di Masiello nel prosieguo della partita, ma è stata disastrosa proprio per il modo con il quale è stata condotta, perché ha tollerato un gioco eccessivamente falloso e perché l'addetto alla videoassistenza, evidentemente, quando si è trattato di rilevare un fallo di mano pitosissimo, si occupava d'altro. Allora, la domanda che dobbiamo porci è questa: ma che cosa serve la videoassistenza arbitrale se non viene usata? Ma perché si ripetono questi errori sistematicamente, addirittura in occasione di una finale di Coppa Italia? Ma perché non ci spiegano che cosa caspita stessero facendo in quel momento Calvese e associati davanti al video, visto che milioni di persone e anche dal vivo avevano registrato questa infrazione del difensore della Lazio? Questo è il problema, che non è il problema dello strumento tecnologico, ma del modo in cui viene usato o in questo caso non usato. Senti, Jacobelli, io voglio chiederti qualcosa, anche un commento su quello che è accaduto fuori dallo stadio. Per esempio, ovviamente, la guerriglia fuori dall'Olimpico, i 5 arresti, 2 agenti feriti, gli scontri tra le forze dell'ordine e alcuni ultra, un agguato di 200 teppisti, dice oggi l'agenzia ANSA. Ma sai, qui siamo alle solite. Intanto hai fatto bene a rimarcare come tutto questo sia accaduto all'esterno dello stadio, perché bisogna distinguere fra ciò che accade all'interno dell'impianto sportivo, e lo spettacolo di ieri sera all'Olimpico è stato stupendo, con i 21.000 bergamaschi e dall'altra parte i tifosi biancocelesti che hanno tifato per le rispettive squadre in un clima di assoluta sportività e di grande spettacolo, e dall'altro invece una questione di ordine pubblico all'esterno negli scontri fra gli ultra laziali e le forze dell'ordine. Quindi io credo che il problema, come è stato rimarcato a più riprese, sia una questione di ordine pubblico. All'interno dello stadio olimpico ieri sera c'è stato uno spettacolo che ha esaltato la finale di Coppa Italia, e quindi io penso che adesso sarà ricordiamo interessante. Jacobelli, scusa che ti interrompo per menzione di correttezza, che i teppisti erano biancocelesti, erano laziali. Sì, devo dire che per me romano e romanista, ma al di là ovviamente di qualsiasi fede calcistica, qua si tratta di buon senso, vedere un gruppo di tifosi delinquenti che mettono a ferro a fuoco una città nel centro di Roma, soprattutto nella zona limitrofa allo stadio, in quel modo la dice lunga rispetto anche, voglio dire, no? Cioè, voglio dire, alla passione che purtroppo non alberga in queste persone.
Sì, perché molto spesso viene utilizzato il fenomeno calcistico per cercare di trovare motivazione a comportamenti che sono delinquenziali, punto e basta. Anche perché, ripeto, bisogna distinguere in maniera più assoluta ciò che si è verificato all'interno dello stadio olimpico, dove due tifoserie presenti in misura molto massiccia hanno sostenuto le proprie squadre dal primo all'ultimo minuto in maniera esemplare, rispetto ad episodi che hanno a che fare con la cronaca nera, che quindi riguardano anche la gestione dell'ordine pubblico e quanto accaduto all'esterno dello stadio. Fuori dallo stadio, come appunto hai ripetuto. Posso chiudere in una sintesi? Sì. Direttore, noi abbiamo bisogno di arbitri che facciano il loro mestiere anche alla VAR, se no chissà che succede quando si deciderà uno scudetto con un rigore come quello di ieri che c'era, e non abbiamo bisogno di queste persone. Però bisogna dirlo, il calcio non ha bisogno di quella gente. Statevene a casa, perché noi non abbiamo bisogno di voi. Sì, aggiungerei che da parte di Jacobelli, da parte mia, di Fulvio, di Giusi e di tutta RTL, io darei solidarietà a quei due agenti della polizia municipale, certo, che sono rimasti feriti con un'auto della polizia municipale bruciata. È veramente vergognoso che dei tifosi, dei delinquenti che tifano per la Lazio abbiano fatto tutto questo. Grazie ancora. Credo se posso aggiungere in chiusura, e per contro invece, visto che bisogna secondo me anche esaltare gli episodi positivi, pensare all'esodo di 21.000 persone che hanno percorso fra andata e ritorno 1.200 chilometri in un clima di assoluta festa e di grande entusiasmo, poi è stato quello vissuto dai tifosi dell'Atalanta, depone ad onore di questi tifosi che hanno applaudito la loro squadra e hanno applaudito anche la stessa Lazio al termine della partita. Questi sono gli esempi di sportività che dimostrano come un altro calcio sia possibile. Ci associamo. Xavier Jacobelli, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata da tutti.